Diamo il benvenuto a Coffee Time, quindi il tempo di un caffè, a Mauro Valenti. Ce l'hai il tempo di un caffè, Mauro? Perché mi sembri piuttosto indaffarato. Non solo c'ho il tempo di un caffè, ma ci vorrebbe proprio un caffè, che sono mezzo... Guarda, ce l'ho il tempo del caffè, dopo vado a pigliarlo anche. Quindi ecco, va bene. Senti, in apertura della nostra intervista, facci vedere quel cartello che mi hai fatto vedere prima, dietro le quinte. Ti ricordi? L'ho ritrovato quando c'era il Covid, che si fece tutte le puntate. Quanto se ne fece? 30, 35? Ma un bel po', assolutamente. Abbiamo proprio... Ho fatto un lavoro, guarda, ho ricercato tutti i video dei più ganzi video di Arezzo Guai della storia, mamma mia, però mi diverto. È vero, abbiamo fatto un grande lavoro che merita di essere rimandato in onda, quindi lo faremo sicuramente adesso sotto le feste, così teniamo compagnia agli aretini che magari, beati loro, sono in vacanza. Mauro Valenti invece in vacanza non ci va mai, perché c'ha sempre qualcosa da inventare e da fare. Il non Capodanno mi mancava, ho detto, siamo nella favola di Alice nel Paese delle Meraviglie, dove si festeggiava il non compleanno. Ecco, spiegaci un po'. No, dunque, intanto io sono in casa di altri, come ho fatto anche quando sono stato a Gavriglia, grazie. Qui a Arezzo si stanno creando un sacco di rapporti di amicizia con dei soggetti veramente eccezionali. Con il Calcit stiamo facendo varie cose, abbiamo fatto anche l'anno scorso al Teatro Petrarca, Dante Rock, e poi si fa Poti a Piedi. Poi ora ieri si è presentato il calendario di Arezzo Wave, e poi quindi ce lo fai i primi 12 vedere. Anni. Madonna, non ce l'ho qui. Vabbè, dai, lo facciamo vedere noi. Vabbè, non ti vabbè. E invece con Paolo Peruzzi, Grazia Faltoni, Claudio Repe, che sono stati veramente eccezionali, sia appoggiandoci proprio come partner ad Arezzo Wave a Cavriglia, e anche quest'anno noi avevamo fatto proprio tutta la scaletta, ma poi quanto siamo presuntuosi, pensavamo ad avere un'idea simpatica di vincere il Capodanno, e quindi ci sarà portati avanti, perché questo Capodanno, insomma, invece che fare il bando a settembre, insomma, prima, ottobre, l'hanno fatta all'ultimo, quindi mi sono portato avanti. Guarda caso, due gruppi li avevo bloccati e non sapevo dove metterli, in casa non mi c'entrano, vedi, non è enorme. E allora ho detto a Paolo, dato che loro fanno una cosa bellissima, quindi il non Capodanno va in una situazione eccezionale, perché loro hanno più di 700 dipendenti, soci, insomma, collaboratori, certo. E loro il 30 ormai da anni fanno una borsa di studio per i ragazzi più meritevoli, quelli che hanno preso i più bei voti, quindi è una bella soddisfazione, no? Per un ragazzino pigliare 500, 1000 euro, sentirsi indipendente e gratificato del fatto che a scuola è andato bene. A me farebbe piacere, purtroppo i miei figlioli non è che pigliano proprio tutti, cioè non arrivano alla borsa di studio. Però sei in buona compagnia, tranquillo, sei in buona compagnia, va bene. Capisco i genitori che soddisfazione possono avere, certo. Fanno questa cosa a Pescaiola, al CSA di Pescaiola, al centro di, come si dice, di aggregazione sociale, sì. Il 30, dalle 4:30, c'è appunto il presidente Paolo Peruzzi, c'è tutta una serie di soggetti e danno questi premi. Allora, dato che come al solito con Paolo si parla e si discute, siamo amici, e io ho raccontato anche questa situazione, gli ho raccontato, loro erano proprio partner con una lettera di sostegno, come amici del Capodanno di Arezzo Wave, sarebbero stati lì anche loro, e dice, guarda, ma sai che si fa? Questi qui chi sono? Guarda, dico, qui c'è un gruppo eccezionale che viene da Genova, sono ragazzi giovani, hanno vinto il premio per il miglior gruppo sotto i 21 anni, e si chiamano Zueno, che Zueno vuol dire giovani per l'appunto in a Genova, e quindi andrebbero benissimo con questi ragazzi. Poi dico, c'avevo anche questi recover band che avevo portati anche a Poti, perché sono invece questi un gruppo che, insomma, non c'ha proprio sotto i 20 anni, ecco, sono gente che è giovane con il cuore, ma insomma un attimino sono un po' più anziani, e quindi loro sono però con una carica eccezionale, avrebbero fatto ballare tutta la piazza, e tra l'altro sono anche babbo d'arte, no? Invece che figlio d'arte, perché il Moneti è il babbo di Francesco, il Moneti dei Modena City Members. Che conosciamo bene, certo. Ecco, e quindi dopo l'aperitivo cena ci sarà, quindi a fine pomeriggio ci sarà questi Sueno, e poi ci saranno i recover band, quindi è un momento di allegria, di festa e di simpatia che volevamo offrire, chiaramente è tutto gratuito, non è che
che ci sia niente da pagare. Ma ecco, i cittadini possono entrare o è una cosa a circuito chiuso appunto per questi dipendenti, come ci ricordavi? No, io i cittadini penso che possano assolutamente entrare. Poi ritorno a dire, se avessi un figliolo che piglia una borsa di studio, se lo vedono in più persone mi farebbe anche piacere. Poi il centro sociale lì, quella certo l'aggregazione è bello grande, quindi credo certo. che di gente ce ne entri, ecco. Però io sono in casa di altri, poi dopo ti posso vediamo dire altro, penso proprio di sì, insomma. Poi la festa la sera, il non Capodanno, il non Brindisi, il non panettone, straordinaria l'idea, è straordinaria, te lo posso garantire. Senti, allora, va bene. Però insomma non posso non chiederti dell'amarezza, che ovviamente ora al di là di questa iniziativa davvero, che poi insomma quando uno le idee ce l'ha, vedi, le tira fuori davvero anche all'ultimo secondo dal cilindro, ma non posso non chiederti velocemente, se ci vuoi rispondere, ecco, sull'amarezza di non essere riuscito però a realizzare questo Capodanno aretino, tra l'altro che tornava dopo 2 anni di... voi avrete fatto, immagino, anche accesso agli atti, come è giusto e corretto che sia, certo. Perché siete stati, ecco, avete partecipato insomma a questo assolutamente bando. sì certo, ma poi sai, a me mi dà proprio fastidio pensare che ci siamo noi da una parte e un ente dall'altra, no, è un'altra certo. struttura, cioè quando si fa una cosa, se si fa insieme per farla bene, siamo tutti allo stesso tavolo, no? Io in effetti forse un pochino presuntuosamente ci avevo anche sperato, perché era un'idea, come dici, no, insomma io più o meno ogni tanto mi scappa qualche idea, qualcuna proprio dico Madonna che idea stupida, qualcuna invece magari sembra anche più simpatica, e questa mi garbava perché era proprio pensare, in fondo Arezzo c'è una valanga di gente che viene per la città del Natale, no? Mancherebbe poco, visto che poi Natale finisce appunto fra un paio certo. di giorni, mancherebbe poco sfruttare questa onda per portare avanti ancora un po' di movimento. Allora ho pensato magari che in Italia è tardissimo, ormai chiaro che non puoi fissare date di artisti a 3 giorni dal festival, quando non sai neanche se vinci, cioè del Capodanno, scusa, quando non sai se sì, vinci sì. o si perde. E quindi ho pensato, magari spiazziamo un po' e facciamo un discorso che possa essere più di attrazione su un progetto divertente come potrebbe essere il Carnevale. Quindi si fa che il Capodanno ad Arezzo potrebbe diventare un Carnevale. Quest'anno avevo pensato, visto che sarà fatto con Arezzo Wave nel concorso, la sezione cover sarà fatta dedicandola ai Beatles che facevano 60 anni dal sì. loro primo album, e allora si è pensato, ricreiamo la dimensione di Swing in London, no? Quel momento negli anni 60 dove si inventarono le minigonne, dove c'era proprio tutta una, diciamo, gioia, un fermento a Londra che era molto diciamo contaminante, no? I Rolling Stone, i Beatles, i Mods, i Rooker. E allora ho pensato, si crea in tutta Piazza Sant'Agostino un ambiente come fosse Londra, si inizia col film dei Beatles Yellow Submarine e poi si fa una gara, tutta la gente, tutti gli aretini che magari si beccano anche 2 lire, sarebbe anche divertente come gioco, e quindi chi è vestito meglio, se era detto col buon Franchini, che io lo stalkerizzo sempre, l'ottico di Arezzo, no? Vabbè, e ma quindi, però questa idea non la possiamo utilizzare per il Carnevale, no? Ma il Carnevale c'è già tutto. Questo era un po', cercavo di spiazzare, perché ti trovavi certo. a Londra, per esempio, c'è un quartiere che si chiama Notting Hill e fanno certo. il Carnevale caraibico, e lo fanno ad agosto. Se lo fai in un periodo che non è quello, puoi un po' spiazzare la gente, magari dall'Italia dice porca miseria, ma ad Arezzo ci si veste così come a Londra, poi magari si vince. Poi si era pensato sempre a livello di fotografo di fare una foto a tutti i presenti della piazza, tipo, che ne so, sono 2000 foto che poi rimangono anche queste agli atti, poi dopo si torna agli atti, e quindi te magari fra 3, 4, 5 anni ti vedi che eri lì e ti vedi in questa situazione su un sito, quello che è. Poi si era pensato di creare un pochino più di situazioni internazionali e quindi metterci un collegamento, visto che ad Arezzo quest'anno ha portato un artista eccezionale ucraina e conosciuto anche il più grande organizzatore di festival dall'Ucraina, quindi si voleva fare, dato che sono un'ora più avanti, e si voleva fare un saluto, e loro ci hanno detto di sì, chiaramente un collegamento per mandare una speranza, no, da parte loro che ci salutavano, così come, dato che quest'anno abbiamo mandato un gruppo italiano
a Los Angeles, a Burbank, e l'ha accompagnato anche il sindaco in questo festival dove eravamo invitati, e poi è cenato un gemellaggio con Burbank della città di Arezzo. Avevamo anche già avuto l'ok per fare il collegamento con Los Angeles. Chiaramente Los Angeles sono 8-9 ore meno, ma insomma era pomeriggio, ma era carino anche questo. Così come si creava nella piazza un ambiente tipo Londra, quindi il Calcit, che è un altro nostro partner, vendeva fish and chips, sai, a Londra c'è il tipico piatto. Insomma, erano tutta una serie di cose, e poi si era beccato questo gruppo, che era un gruppo della Madonna, perché l'avrete visto probabilmente a Propaganda Live in prima serata sulla 7, piuttosto che aprire il concerto a Firenze davanti a 50.000 persone con i Red Hot Chili Peppers. Jovanotti l'ha fatto suonare con loro a Jova Beach Party, che erano questi Savannah Funk. Quindi ci sembrava di avere qualcosa di carino. Però purtroppo ci hanno battuto a colpi di panettone, di spumante, e siamo rimasti un po' spiazzati da questa serie di proposte alternative che hanno portato a far sì che noi abbiamo avuto meno voti anche dei punteggi, in modo, cioè, o meglio, si è avuto più voti in tutte le varie fasce di valutazione, però ce n'era una sola che abbiamo preso talmente tanto pochi voti che si è perso per un punto, 10 a 2 quella. E quindi c'è spuntata l'idea di dire: ma visto che questa cosa qui è veramente un po' particolare, cerchiamo di capire quali sono stati i criteri per poter dare questi voti. E abbiamo chiesto, ma in modo molto tranquillo, chiaramente, e abbiamo chiesto di avere gli atti. Prima ce l'hanno mandati, ma erano un po' incompleti. Ci siamo visti anche informalmente, sono stati molto carini. Io ho regalato anche il calendario anche loro lì alla commissione. E quindi adesso abbiamo richiesto ancora gli atti. Ce li dovrebbero rimandare, a patto che la parte vincente non faccia Non un'opposizione posizione. giustificata e motivata, ma non credo, ecco. E Va questo bene, era. va bene. Insomma, tanto non finirete sicuramente a carte bollate. Detto questo, No, il tempo del caffè è praticamente finito. Il calendario lo hai ricordato tu, quindi carte dove lo bollate no, chiaramente se tutto questo mi ha portato un danno che magari è dimostrato che ci sarà una situazione che potrà in qualche modo, come si dice, ripagare quel danno. Ma insomma è una cosa, ripeto, col comune abbiamo dei rapporti buoni per quanto riguarda le varie fondazioni, poi insomma si tratta di questo piccolo particolare che insomma andremo a ci verificare un volete po' andare meglio. fino in fondo, ma mi sembra Sì, anche giusto. Ecco. come senza nessuna. Il calendario dove si può comprare, regalare, acquistare, Allora, tutto il aree. calendario come si dice, è piezzo core, come dicono a Napoli, perché sono i primi 12 anni del mio figliolo, che si chiama Arezzo Wave, che viene fatto vedere. Aspetta, forse fammi vedere, insomma. Vabbè, vedi, questi sono. Ah, tre tutti uguali, guarda, li potrei mettere in palio. Questi sono, questo è il secondo album di Arezzo Wave. Ok. Sono 12 copertine di dischi di quelli che dei dischi di Arezzo Wave, quello dell'88, dell'87, il primo che l'ho fatto col figlio di Umberto Eco, all'88, 89, 90 fino al 98. E questi sono limitatissimi, ne ho fatti 200 e ne ho regalati un po' a quelli che sono venuti ieri alla conferenza, insomma, alla stampa, agli amici, questi qui, e poi a chi lavora ad Arezzo Wave, eccetera. Però 40 li ho dati al Calcit, invece che fish and chips venderanno i calendari sperando che gli possa entrare qualche soldo. Cioè, io li venderei Certo. carissimi perché sono proprio introvabili, però insomma ognuno farà la sua donazione se gli interessa. Quindi si trovano esclusivamente dal Calcit in Piazza Risorgimento ad Arezzo. Uno può passare lì in orario d'ufficio oppure telefonare, insomma, ecco. Va bene, davvero il tempo del caffè è finito. Noi ringraziamo Mauro Valenti e ricordiamo che, ovviamente sgombrando il campo dai grandissimi della storia, da Piero della Francesca in giù, Arezzo, se è stata conosciuta nel mondo, lo si deve al
almeno in quegli anni d'oro, ad Arezzo Wave. Oggi magari saremo ricordati anche per la città del Natale, ma insomma c'era qualcuno che ci aveva visto lontano un po' prima. Va bene, caro Mauro, ci rivediamo per un caffè, questa volta però di persona, che è sicuramente più piacevole. Beh, tanti cari auguri e grazie del tempo che ci hai concesso. Auguroni tanto di cuore a voi, al buon Edoardo, a tutti quelli che ci stanno guardando, ai vostri spettatori, insomma, e chissà se li passate sulla televisione, sì, Arezzo Wave, vi guardo anche con piacere. Va bene, ciao, grazie. Auguroni. Ok Mauro, grazie mille. Questa è una trasmissione sì, è fatto bene. È una trasmissione che noi facciamo a distanza per guadagnare anche un pochino di tempo, dura una decina di minuti, un quarto d'ora, si chiama Coffee Time, ma è una intervista un pochino più approfondita. Ci si vede il 30. Dai, e auguroni di nuovo. Auguroni, okay. Ciao, saluta tutti, saluta tuo marito. Ciao. Va bene, ciao. Ciao. Thank you.